Il Montalfano si conferma implacabile nelle battute conclusive dei suoi confronti, al punto che la famosa zona Cesarini può tranquillamente essere ribattezzata zona Montalfano. I gialloverdi del patron D'Alberto riescono anche in questa occasione a risolvere la gara all'ultimo assalto ed è il San Vito, sceso a Montalfano con un organico ridotto ai minimi termini, che deve raccogliere armi e bagagli e tornare a casa a mani vuote dopo aver assaporato la concreta possibilità di raggranellare un punto e muovere la classifica, che a questo punto comincia a farsi preoccupante ma non ancora compromessa. Per i padroni di casa i soffertissimi tre punti consentono una leggera risalita in classifica con la zona playoff che rimane ancora a portata di mano. La prima frazione inizia in maniera intensa ma i fuochi d'artificio si limitano in definitiva ai primi 11 minuti di gioco. Sono i biancazzurri di Mister Del Prete a tentare il primo affondo con lo scatto in profondità di Daniel Montebruno, che prova a sorprendere Smerilli con un velenoso diagonale che va a spegnersi di pochissimo oltre il legno opposto. La truppa dello squalificato Mister Liberatore risponde con Capitan Maia, che al terzo cerca vanamente di scavalcare Maurizi, il quale non corre nessun pericolo significativo. L'estremo sanvitese è chiamato pesantemente in causa dalla successiva incursione di Zara, che scalda i guantoni al numero uno ospite con una gran conclusione in corsa a ridosso del vertice d'area. Al decimo Tracchia cerca di aggirare la barriera ospite con un piazzato a rientrare che termina docilmente sull'appostato portiere sanvitese. Le emozioni terminano, come detto, un minuto dopo, quando dall'altra parte Andrea Catenaro, presidente calciatore del San Vito, spedisce la sfera ad infrangersi sulla trasversale, con Smerilli che riesce poi ad intercettare la stessa con qualche patema di troppo. Alla ripresa dei giochi il Montalfano prende con più autorevolezza il pallino del gioco, anche se la concretezza in zona gol sembra un repertorio ormai sbiadito e lontano nel tempo. In avvio Tracchia vanifica un nuovo piazzato dal limite con il suo rasoterra che si pila pericolosamente al lato. Al settimo si fa vedere Zara che rompe in area approfittando di uno squarcio nella difesa ospite, ma la sua mira non gli consente di indirizzare il pallone nello specchio della porta. Tre minuti dopo Tracchia prova a infilare Maurizi con una conclusione dalla media distanza che impegna severamente il portiere biancazzurro, decisivo nell'occasione per mantenere inviolata la sua porta. Il Montalfano allenta la briglia e torna a proporsi al 23esimo quando Capitan Maiale, ottimamente imbeccato dallo scatenato Tracchia, getta letteralmente alle ortiche una colossale opportunità da due passi tra il disappunto del pubblico di fede giallo-verde. Se il Montalfano non graffia, il San Vito Sornione rischia di beffare i rivali al primo acuto della seconda frazione, ma Toro, che trova il pertugio per la battuta dal limite, non riesce ad inquadrare al meglio lo specchio della porta, mancato di un niente. Prima della mezz'ora i ragazzi di Mister Liberatore si confermano spuntati in attacco con l'assist al centro di Zara per Tracchia, che cerca il numero con un tentativo di rovesciata da dimenticare. L'ultimo acuto del San Vito è di Montebruno, che al 38esimo calcia dal fondo e impegna severamente Smerilli, costretto ad alzare la sfera e dirottarla sul fondo. Il tempo sembra scorrere inesorabilmente, solo all'ultimo assalto il Montalfano riesce a ghermire il bottino pieno con l'avanzato Fiermonte, lesto a sfiorare di testa sul tiro cross del neoentrato Priolo, che mette fuori causa Maurizi e porta i suoi in paradiso. Con il Mister Liberatore squalificato ai nostri microfoni il suo secondo Massimiliano Marra, che ha portato la sua squadra alla vittoria in zona Cesarini, una zona che per il Montalfano è ormai diventata d'abitudine perché nelle ultime gare segnate alla fine. Sì, oggi come le altre gare sapevamo di affrontare una squadra dura, molto forte fisicamente. Come hai ben detto, veniamo da 3-4 partite consecutive dove abbiamo la forza e forse anche il merito di portare a casa i tre punti. Ecco. Questo è frutto di una buona preparazione fatta dal mese di agosto fino ad oggi. Adesso le vostre prospettive di riaffacciarvi ai piani alti sono più concrete? Ma resto con le parole che ho detto al mese di agosto, la nostra prospettiva è quella di arrivare più in alto possibile. La prima cosa è quello che ci ha chiesto la società, è una salvezza immediata. Come ho detto sempre, al mese di agosto abbiamo elementi buoni, importanti in mezzo alla squadra che ci possono dare la possibilità di puntare in alto, in un altro traguardo. Poi quello che viene, ecco, è buono. Il San Vito come lo ha visto oggi? Ma è una squadra dura anche a livello fisico, è una squadra che non si arrende mai, infatti abbiamo segnato all'ultimo minuto, sapevamo di affrontare una squadra del genere.
Come abbiamo detto con il mister in seconda, il Montalfano segna in zona Cesarini, un modo per complicarsi un po' la vita per chi soffre di cuore, Sant'Alberto. Ma quest'anno ci capita nelle ultime partite che segniamo sempre negli ultimi minuti, sicuramente è un caso, però per il momento ci va bene, dobbiamo cercare di chiuderla prima la partita, anche se è un campionato molto difficile, incontriamo avversari che sono molto attrezzati e quindi è complicato. È vero che siamo una squadra che subisce pochissimo, però segniamo anche con molta fatica. Sono convinto che ci sbloccheremo. E abbiamo appena appreso che i vostri prossimi avversari hanno perso con lo Sporting San Salvo, nel prossimo turno trasferta a Piazzano, ma parliamo anche dello Sporting, perché senza grossi squilli si sta rivelando una delle formazioni migliori. Ma lo Sporting è una bella squadra, è una squadra che sono diversi anni che fa la prima categoria, una squadra attrezzata, una buona società, una buona ossatura e quest'anno hanno anche una struttura di tutto rispetto e all'avanguardia e sicuramente in casa loro sarà difficile fare punti.